Per il regime di Mussolini è una straordinaria affermazione, ottenuta in Francia tra l'ostilità e i fischi del pubblico. Un successo che il fascismo sfrutta a fondo nell'anno che rappresenta l'apice del consenso al regime. Gli azzurri sono i moschettieri, i Balilla, i Leoni, i nipoti di Cesare, restituiti alla romanità da Benito Mussolini. Il Duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI. Il trionfo calcistico ai mondiali francesi sta nel solco della rigenerazione nazionale e razziale. Un percorso che meno di un mese dopo, il 14 luglio, sfocia nel manifesto della razza e nelle leggi.